Cosa è successo oggi su Salva il Mondo? Innanzitutto, wewe a tutti ragazzi, bentornati! Oggi su Salva il Mondo è successo che hanno introdotto la modalità Endurance, la modalità infinita dopo lo scudo di tempesta 10. Avremo modo di affrontare appunto questa modalità Endurance che consiste in 30 ondate in cui verremo attaccati nei nostri amplificatori e nel nostro scudo antitempesta. Attenzione perché al momento questa modalità presenta un bug fatale, nel senso che la nostra durevolezza delle trappole non verrà resettata se noi andiamo avanti appunto in questa modalità. Io l'ho scoperto purtroppo mentre la stavo affrontando perché la stavo un po' provando e sono rimasto appunto con metà dei passaggi, con metà della durevolezza. Non è un problema per me, mi dovrò solamente rimettere di pazienza e sostituire un po' di trappole. Mi preme di più farvelo sapere a voi e mi raccomando, prestate attenzione. Troverete le informazioni in tempo reale sul mio profilo Instagram oppure qua sotto metterò un commento in evidenza quando l'Epic sistemerà questo bug. Mi raccomando, raga, fate attenzione. Ora passiamo alle altre notizie, che fortunatamente non ci sono soltanto bug. La difficoltà varia in base alla zona in cui ti trovi, per esempio sarà minore a Pietralegno, mentre richiederà una maggiore esperienza di gioco a Montespago. I nemici rilasciano più munizioni del normale, ma prevedi di portare con te diverse tipologie di arma, per sicurezza, non si sa mai, raga. I giocatori che completeranno questa sfida otterranno 4 nuovi e unici standard di resistenza completando tutte le 30 ondate per ogni zona. Un lama tesoro troll leggendario completando tutte e 30 le ondate in una zona. Oro, rivantaggi e stravantaggi in base ai tuoi progressi sulle ondate, quindi anche se la falliamo otterremo un bel compenso, diciamo. Recupera i dati, la missione è stata sostituita con la versione tempesta beta. Ciò vuol dire che recupera i dati ora una tempesta in avvicinamento nella zona di atterraggio. L'area di difesa della zona di atterraggio è un'area 1x1, quindi il cubettino. E possiamo costruire già il cubettino piccolo. I giocatori possono decidere se abbattere il pallone subito dopo aver individuato la zona di atterraggio, quindi non ci sarà più quel tempo di attesa infinito. La prima missione, recupera i dati a Pietralegno, non ha una tempesta, ma una zona di atterraggio 1x1, quindi la missione, diciamo, quella tutorial. Rifornimento ritorna come missione primaria. Raccoglie e colleziona una lista di oggetti entro 10 minuti mentre la tempesta si restringe. Gli incarichi assisti a wargames e assisti wargame ripetibili sono stati aggiornati per conteggiare gli ospiti che utilizzano la funzione aspetta assistenza, in aggiunta ai giocatori che utilizzano la funzione assisti a wargames della vigilanza community, quindi chi ospita wargames riceverà ricompense pari a chi viene ad aiutare altre case basi. Pietralegno, Tavolacce, Vallarguta e Montespago ora ricompensano con la stessa quantità di biglietti evento wargames. I giocatori ora saranno ricompensati con un qualsiasi dei quattro materiali per evoluzione a tutti i livelli di difficoltà durante i wargames di Tavolacce e Montespago. Ciò vuol dire che ci daranno anche gocce di pioggia, fulmini in bottiglia, scudi di tempesta, occhi della tempesta. E raga, finalmente, perché ovviamente ci serviranno tantissimo le gocce di pioggia. Stravantaggio, le ricompense per i wargames di alto livello di Montespago ora saranno solamente di qualità epico o leggendario. Nella simulazione wargames stregato le statue non scompaiono, vabbè questa è una risoluzione di qualche bug. La potenza consigliata e il livello degli abiti nelle ultime due zone di difficoltà a Montespago sono stati aumentate rispettivamente a 132 e 140. Attenzione, è solo una modifica grafica, il livello di difficoltà effettivo degli abiti non è cambiato. Hanno corretto un po' di modifiche e un po' di bug. È stato revisionato il computer dello scudo antitempesta con nuovi layout e nuovi stili. Che dire, a voi piace? A me piacevano di più che altro la parte del deposito. Ora è un po' incasinata e vedere le colonne a 3 mi dà un po' di dispersione. Era più bello avere più ampia visuale prima, diciamo. Eroi, ritorneranno Ramirez Cromo e Giornesi Presso Fuso. Ramirez col vantaggio che le ricariche a caricatore vuoto sono più rapide del 50% e rigenerano 13,5% del tuo scudo oltre 3 secondi. E Giornesi Presso Fuso invece incrementa i danni dallo sbaraglio del 50% e li converte in danni energetici. Saranno disponibili entrambi il 20 giugno, dicono il 20 maggio, ma ovviamente è sbagliato. Sarà il 20 giugno, che è questo giovedì, e saranno entrambi disponibili nel negozio settimanale. Quindi, raga, fatevi la scorta di oro. Hanno risolto appunto un bel po' di bug, a quanto leggo. Il vantaggio standard in un attimo free variabilmente velocità di ricarica. Ramirez Chromo quindi è idoneo per un ripristino. Il vantaggio comandante in un attimo o free variabilmente valore scudo indicato. E che l'hanno fatto a fare sapere che sarà tutto sbagliato. La velocità di ricarica non funzionava in modo corretto. Straniero in terra straniera non conteggiava in modo corretto. Il vantaggio cambio veloce provocava il decollo. I vantaggi estrazione fasica e corri e stordisci non collideva in modo corretto. Sono felice che li abbiano sistemati, però quante falle che ha questo gioco. Armi oggetti, attenzione, nota molto importante. I difensori possono nuovamente vedere e sparare attraverso i muri con il fucile di precisione al neon. I difensori possono nuovamente sparare attraverso i muri anche con l'obliteratore. Attenzione però, se tra un difensore e un abiettivo è presente un muro, il difensore potrà sentire l'abiettivo
l'abietto solo a partire da una distanza di 4 unità. Cosa vuol dire quindi? Che l'obliteratore ovviamente continuerà a sparare full range, mentre se è chiuso nello scatolotto oppure a un muro davanti, vede lo zombie una volta che si avvicina a 4 unità. Ciò vuol dire che li spara attraverso, sì, ma è molto più, diciamo che la gittata è molto più potente sul fucile di precisione al neon, che rimane invariato, ovvero la gittata massima. Di conseguenza, ora l'obliteratore è ritenuto idoneo per il ripristino oggetti. Le celle d'energia non richiedono più la costruzione di pancetta, il costo della batteria però è aumentato da 1 a 3% celle d'energia. Patch degna di nota, devo dire. Hanno corretto un altro po' di bug e modifiche, i difensori non possono sparare con il Plasmatron 9000, risolto un problema per il quale le alterazioni elementali non venivano visualizzate in modo corretto per i seguenti set di armi. Ok, abbiamo un po' di armi, steampunk, ratrod, ad avancarica, medievale, andremo a vedere poi nel dettaglio più avanti. Gli effetti di distruzione di armi non si riproducevano in modo corretto quando la durevolezza del lanciauova di Pasqua si esauriva. Ok, vabbè, qua abbiamo altri bug risolti. In genere questa patch è stata anch'essa molto molto promettente, peccato per il bug delle wargames, e sono felice che abbiano risolto quei piccoli problemi come sempre ogni tanto, e sono felice anche delle celle energetiche. Mi raccomando Epic, fixate questa cosa della Wargames Endurance il più in fretta possibile, perché io voglio affrontarla. Raga, io vi ringrazio di aver guardato questo video, mi raccomando ricordatevi che noi ci vediamo domani. Sono indeciso se farla live domani oppure giovedì. Detto questo, a domani. Bella bella!